Hello everyone! Ragazzi, voi sapete che io amo intervistare le persone interessanti che hanno qualcosa da dire, che voglio condividere con la mia community. Oggi tocca a Betty. Non vi voglio anticipare niente, però sappiate che la sua madrelingua è ben lontana dall'italiano e ha imparato l'italiano in pochissimo tempo. Le ho fatto in tutto 11 domande che riguardano non solo la lingua ma anche la sua esperienza in Italia con i nostri usi e gli italiani, quindi rapporti personali. Prima di iniziare vi parlo velocemente dello sponsor di oggi, Cambly, perché è dicembre. Se nella vostra lista di obiettivi per il 2023, cioè tra l'altro io lo faccio sempre tutti gli anni, un attimo. Vabbè, questa era del 2022, adesso farò quella del 2023, perché non predico bene, razzolo male su questo. Se nella vostra lista di obiettivi del 2023 c'è quello di migliorare il vostro inglese, che può essere per vari motivi, come un avanzamento di carriera, scuola o l'essere indipendenti quando si viaggia, più sicuri di sé, Cambly è uno strumento utile per voi. Già migliaia di persone lo stanno utilizzando e si stanno trovando bene. Io personalmente ricevo tanti DM di persone che mi contattano e mi dicono: grazie di avermi fatto scoprire Cambly perché mi sta aiutando tanto. Quindi questo mi rassicura molto, perché vuol dire che non sono solo io a trovarlo uno strumento valido, ma anche tanti di voi. Comunque, se non lo conoscete, Cambly è una piattaforma in cui si studia l'inglese online, dal computer, da cellulare. Ci sono insegnanti madrelingua che vi aiutano indipendentemente dal vostro obiettivo e dal vostro livello. Non bisogna essere già advanced per parlare con un madrelingua. Comunque, vista la richiesta che c'è stata a novembre con il Black Friday, hanno deciso di estendere lo sconto anche a dicembre. Quindi con il mio codice Sonia Christmas avrete il 60% di sconto sui piani annuali. Questo vuol dire che una lezione individuale con un insegnante madrelingua parte da 4,99€. Inoltre, con il mio codice sconto avrete anche 15 minuti di lezione gratuita, anche solo per vedere com'è la vibe di una lezione, perché so che molte persone sono spaventate, soprattutto quando si tratta di parlare una lingua straniera. In realtà gli insegnanti sono davvero alla mano e carini e sono abituati a lavorare con italiani non native speakers, quindi io vi direi di provare. E ricordate che può essere anche un regalo di Natale, se non per voi, qualcuno che ha questo obiettivo per il 2023. Andiamo al video. Prima di andare al video, ragazzi, vedrete un cambio di temperatura. Sono ritornata ieri in Italia e c'ho tipo shock termico. Cioè, io la settimana scorsa ero lì con Betty a maniche corte e adesso sono qui con riscaldamento. No, non c'ho il riscaldamento acceso ancora, ecco perché fa freddo. Vabbè, andiamo al video. Ciao. Allora, ho qualche domanda per te. La prima è semplice: come ti chiami e di dove sei? Io sono Betty e sono di Taiwan. Io adoro Taiwan. Loro lo sanno, se mi seguono, io adoro Taiwan e il Giappone, quindi ok. Due, ora dove vivi? Vivo a Las Palmas, Gran Canaria, già un anno. Tre, perché parli l'italiano? Parlo italiano perché mio marito è italiano e ho vissuto in Italia per 2 anni a Milano, e poi quasi tutti i miei amici sono italiani. Ma con tuo marito, scusa, non c'è niente, ma parli italiano no, o inglese? No, parliamo inglese, perché quando siamo conosciuti, cioè iniziamo con inglese, quindi non si torna con italiano. È vero. Quindi, prende, tu parli italiano perché hai vissuto in Italia 2 anni? Sì, sì. Cioè, ho fatto un corso intensivo per 3 mesi e poi dopo 3 mesi ho trovato un lavoro stagista. Ho lavorato con tanti italiani. Tu parlavi già spagnolo? No. E la tua madrelingua è? Mandarino, cinese. Non è facile, ragazzi, fidatevi che se uno parte dal francese o dallo spagnolo, imparare l'italiano è un conto. Partire da cinese, mandarino è un altro. Complimenti. La numero 4, già mi hai detto, hai visto però altri posti dell'Italia? Sì, tantissimi. Firenze, Pisa, Venezia, Roma, tanti posti in Sicilia, Sardegna, Torino. Oh, tanti. Sì. Hai girato? Sì, sì, ho girato tanto. E poi quando andiamo con la vacanza estate, facciamo sempre in Italia. Sempre in Italia? Sì, sono già stata a Sicilia 3 o 4 volte. Tuo marito è siciliano? No, lui è... Però è bella Sicilia. Ok, quindi ho capito che hai un posto del cuore in Italia. Sì. Perché si mangia bene. Sì, quello sì. 5. Perché ti eri trasferita in Italia? Dopo 2 anni che siamo conosciuti, siamo sposati, siamo un po' stanchi di Londra, vogliamo provare un altro posto. Prima di tornare in Italia abbiamo provato in Canada, che lui non gli è piaciuto tanto. Quindi dopo abbiamo deciso di tornare in Italia, perché voglio sapere anche più la cultura in Italia. Volevi conoscere la cultura sì, del tuo marito? Sì. Che dolce! In Canada quanto ti
siete stati? Meno di un anno. Dove è? In Vancouver, perché ho vissuto in Vancouver 12 anni anche. Sì. Questa ragazza è più giramondo di me, decisamente. Allora, sei, è stato difficile per te imparare l'italiano? Molto. Pensavo che non ce la faccio, veramente. È molto molto difficile perché in taiwanese e cinese non abbiamo tanto grammatica. Passato, futuro, plurale, singolare, questa cosa. Pensavo che non ce la faccio. Anche ora parlo senza grammatica, lo so, solo presente e passato. Uso quello basic. Però chi se ne frega, parlo come gente, basta che mi capisce. Sì, sì, comunichi molto bene. Brava. Sì, mi dice che parlo come calciatore. Chiedelo, dice tuo marito. Sì. E com'è il suo cinese? Suo? Sì. Zero. Ah, si sta guardando. Allora, questa domanda è juicy, juicy. Cosa pensi degli italiani? Sono molto diversi da taiwanesi? Sì e no, perché io sono da sud di Taiwan, quindi c'è anche differenza fra nord e sud. Le gente a sud sono più entusiasmo di nord. Non lo sapevo che in Italia è anche così, no? Sono più, si dice che a sud sono un po' più calorosi, un po' più amichevoli, un sì, po' più aperti. Anche c'è più voce alta. In Taiwan, a sud, andiamo in giro con motorino. Io non sono mai stata a Napoli, ma mi dicono anche a Napoli è così. E io amo. Vado in giro con motorino, brum brum brum. Quindi a livello tipo di apertura, fare amicizia, secondo te taiwanesi e italiani sono simili? Taiwanesi magari sono un po' timidi. Davvero? Non pensi? Non so, io sono andata a Taiwan dopo essere stata in Giappone. Quindi dal Giappone a Taiwan i taiwanesi mi sembravano tipo... Ah sì, sì sì sì. Vieni qui amico mio. Vero, vero, questo sì, questo è vero. Mi invitavano a casa a mangiare, a fare il massaggio ai piedi, dolorosissimo. Sì sì, ti danno il tè, mangia la frutta, è molto welcome, no? Sì, quindi secondo me sono molto amichevoli. Miei amici migliori. Migliori, i miei migliori amici. Sì, sono italiani, sono molto simpatici. Hai avuto qualche shock culturale quando ti sei trasferita in Italia? Tanto, tanto. Dai, dimmi qualcosa. Soprattutto del cibo. Tipo, non avete questa cosa di doggy bag? Mm-mm. No, vero? Quando vai al ristorante non chiede le cose per portare via. Per me è un po' shock, perché in Taiwan e Canada cioè portiamo sempre le cose via. In Italia no, è tabù. Sta cambiando però, eh? Sì. È vero che non si fa tanto, io non lo chiedo. Piuttosto mi riempio così e finisco tutto. Però stiamo cominciando a capire che è pure uno spreco. E poi c'è l'altra cosa, che fate pranzo o cena infinitivo. Che vuol dire? Perché tipo con la famiglia e gli amici dura. Sì, sì. Cioè inizia da salutare, il vino, poi antipasto, primo, secondo, cioè dolce, e poi liquore e caffè. Sta là per 3-4 ore, non finisce mai. In Taiwan cioè mangiamo veloce. E poi? Poi non lo so. Ma no. Ti piace? O ti annoi? Dipende. Hai notato che gli italiani per salutarsi, cioè quando inizi a salutarti, ci mettiamo tipo 20 minuti oh, per dire sì, ciao! Cominci a dire tipo, beh, si è fatta una certa ora. Poi continui a fare. Sì, aspetta. Io sono sempre quello che, sì, devo andare via, ciao, così. E vai via? Dopo 10 minuti di chiacchierare, basta. Altri shock culturali? Bidet. Bello! Cosa pensi del bidet? Allora, prima volta quando sono andata a Venezia con mia sorella, c'era bidet dentro albergo. Lo guardo, cos'è? Ho lavato i miei piedi con il bidet. E non lo sapevo che cos'è. Devo dire che ci si lava anche i piedi con il bidet, quindi non è necessariamente sbagliato, no? Però mi pare che lo guardate tipo... Ma che? Vabbè, però poi ti hanno insegnato. Sì, sì, lava il culo. E ti piace? Sì, sì. Ah, secondo me, cioè, è una delle cose che mi manca di più quando viaggio. Molto italiani. Una cosa che ti manca dell'Italia? Ah, sì, aperitivo. Quello mi manca. Devono fare ovunque. È così meraviglioso. Quando ho visto prima volta a Milano, c'è pieni di aperitivo, no? Paghi 7 euro per un cocktail e si mangia come una cena. Ah! Guarda come le penso bene queste domande. Un'abitudine italiana che non hai lasciato quando ti sei trasferita?
il caffè. Continui a preferire quello della moca? Sì, anche mia mamma. Ho portato a moca a mia mamma. Ora gli piace tantissimo, usa sempre. Perché ha detto in Taiwan. Lei è l'unica che usa quello, non penso, però gli piace. Uso sempre la moca la mattina e dopo il pranzo. Perché prima che ho conosciuto lui non bevo caffè dopo il pranzo. Ora ci beviamo tanti caffè. È vero, infatti quando sono arrivata mi ho fatto il caffè della moca. Solo che in Italia ogni tanto quando vai a bar e chiedi il caffè, cioè per me è troppo corto, no? Infatti io chiedo il cappuccino quasi sempre perché vi capisco, soprattutto a colazione. A me a colazione piace sorseggiare qualcosa, quindi cioè o ci metto un latte, un tipo di latte. Però se ho l'espresso a colazione e faccio così, sono due sorsi, a me non piace. Però mi piace la cultura di bar e, you know, caffè in Italia. L'ultima, torneresti a vivere in Italia? No. Perché? Perché, vabbè, Italia è bella. Bella per me per visitare, ma per vivere è un po' difficile. Per lo stipendio, per il lavoro? Sì, per il lavoro, per anche tante cose. Che ho vissuto tanti posti, mi piace un po' cultura mix. E in Italia lo so che è bella, però tipo il cibo, è difficile di trovare cibo diverso. E mi manca tante cose che è un po' di mix. E anzi, tu eri a Milano. Sì. E a Milano è un po' più facile, per esempio io a Milano ho visto un sacco di ristoranti tipo Hard Park, no? A Roma ce ne sono tipo due o tre. Anche l'ambiente multiculturale a Milano è un po' più facile, però sì, non sì. È come... Sì, pensavo che è molto multiculturale, ma non è come a Londra. E pensi che Milano è già molto multiculturale. È vero. E anche quando hai detto tipo per il lavoro è difficile, cioè lei è un artista, fa delle cose pure carinissime. E a volte mi sento che un lavoro del genere, soprattutto artistico in Italia, non gli viene dato data l'importanza che merita. Sì, perché quando ho vissuto a Milano ho provato di cercare un lavoro e quello che esiste sono stagista. Ho iniziato con quello, ma non è problema perché ho imparato italiano con i colleghi, ma sì, con il lavoro. Ma poi nel futuro, cioè ok, stagista, imparo l'italiano all'inizio, va benissimo, però poi rimane sempre difficile. E ho tanti amici italiani all'estero che vanno via da Italia per questo motivo. Vabbè, quindi vuol dire che continuerai a goderti la Sicilia, che tuo marito non è siciliano. Andare in Sicilia, cioè neanche lo a trovare la famiglia del marito. Ma noi vado là per pensione. Innamorati della Sicilia. Che parte della Sicilia è la tua preferita? C'è un anno che siamo andati a Isola Eolie. Mi piace tanto. Anche parte di Trapani è bello anche. Siamo andati per il nostro honeymoon. Pure per la luna di miele, ho capito? Ma questa sì. È un'ossessione, raga. Grazie mille! Grazie. Datele un po' di amore. Ciao! Ciao! Ragazzi, che ne pensate dell'intervista? Che ne pensate di Betty? Secondo me è un taglio. A me ha fatto divertire tantissimo perché si vede che quello che dice è quello che pensa. Mi dà l'idea che non ha messo filtri per YouTube, quindi... Grazie Betty. Vi ricordo il mio codice sconto per Cambly per avere il 60% off e 15 minuti di lezione gratuita. E vi ricordo anche il canale Instagram di Betty, che è un artista, quindi check them out. Tutti i link sono in info box qui sotto. Alla prossima!